gran finale. Welcome home, benvenuta a casa Juventus. Adesso c'è un ultimo momento che testimonierà ancora di più la vicinanza tra campo e spalti. Signori, il momento più atteso della serata, scende in campo la Juventus. Sulle note di Jennifer Lopez. La nuova Juve. Io credo, Massimo, che mai come oggi forse hanno sentito
così tanto il peso sulle spalle di essere giocatore della Juventus? Beh certo, sono protagonisti, adesso devono essere protagonisti di una stagione diversa dall'anno scorso. Questo stadio impone prestazioni che vanno al di là a volte, no, del solo fatto sportivo, però ovviamente poi ci sono da vincere le partite, non sarà facile, la Juve ha fatto tanto per ricostruirsi, vedremo. Adesso ci sono anche dei palloni giganti e molto leggeri che sono volati proprio dal campo alle tribune per permettere anche al pubblico di giocare un po', di partecipare come hanno fatto peraltro, come ha fatto peraltro per tutta questa manifestazione, in maniera attiva alla serata, ed è quello che si chiede proprio al pubblico in questo stadio, di partecipare all'evento sportivo apprezzandolo, facendo il tifo nella maniera corretta, con un salto culturale in avanti che speriamo faccia veramente scuola in tutta Italia e che poi ovviamente risponda anche alle attese e alle aspettative. Io credo che oltre al grande spettacolo che ci è stato regalato questa sera, si possa dire che la Juventus ha ritrovato sicuramente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo orgoglio stasera. E però anche il calcio italiano, secondo me, oggi ha capito che si può lavorare in maniera diversa. Assolutamente sì, è una grande società, è ancora più grande se ha grandi avversari, se ha avversari che sono capaci di competere, no? A grandi livelli. Quindi davvero speriamo questa iniziativa portata a compimento da parte della Juve, dell'amministrazione comunale della città di Torino, possa essere da apripista per tanti altri stadi di proprietà. Ricordiamo anche che lo stadio ha permesso anche la riqualificazione poi di tutta l'area urbana, certo, qui intorno all'ex stadio delle Alpi, oggi Juventus Stadium. Si chiude l'inaugurazione del nuovo stadio della Juve con i fuochi d'artificio. Sicuramente, sicuramente oggi è nata la nuova Juventus, probabilmente oggi è nata anche in Italia una nuova maniera di fare calcio, sicuramente una prospettiva diversa per tutte le squadre, una prospettiva diversa che può riavvicinarci un pochino ai grandi club delle altre nazioni, all'Inghilterra e alla Spagna soprattutto, che adesso guidano il movimento europeo insieme alla Germania, certo, tre stati non a caso dove ci sono grandi stati. Benvenuto a casa, Juventus.